Questa è la radio che state ascoltando, la TV che state guardando invece è Bergamo TV. Questa è colazione. Quanti argomenti anche per quest'oggi. Torniamo a parlare di musica. Sapete che a me piace, sia libri, musica. Ospito un gruppo che è stato qua 4 anni fa. Facebook ogni tanto mi dice: guarda che tu 4 anni fa eri con loro. Pensate un po'. Do il benvenuto al gruppo dei Sonars con Fred Paisden insieme a Serena Oldrati. Buongiorno. Grazie. Un po' d'Italia, un po' d'Inghilterra insieme, perché Fred è inglese, papà inglese, padre inglese, mamma polentona, madre bergamasca, quindi Inghilterra e Lombardia, e poi invece Serena da Zandobbio. Da Zandobbio, quindi italiana in questo caso, perché Zandobbio è in Italia, a Bergamo. Zandobbio. Allora, il gruppo è quello dei Sonars, li abbiamo già programmati, i nostri ascoltatori sanno, quando voi siete usciti con un disco 4 anni fa, mi piacque, quindi lo abbiamo messo in programmazione, anche questo non è male, perché lo stavo sentendo in questi giorni. Poi avremo modo magari di parlare del disco in modo più approfondito, certo. No? Anche perché esce domani. Esce domani, sì. Esce domani. Allora, vi faccio vedere, questa è la copertina, dove c'è una farfalla, poi... È stata disegnata di mio padre, Michael Paisden, che cosa è fa lui? Lui è un pittore, artista, ma dai, disegna, ma vedi, animazioni. L'arte non ha... È come l'acqua, non si ferma. Sai che ho sempre detto questa cosa, la musica è come l'acqua, non si ferma. Quindi una farfalla... Sonars invece abbiamo perché? Abbiamo deciso, diciamo, le tematiche, come si può vedere anche da dentro, sono un po' queste due tematiche principali, che sono i disegni, che sono principalmente insetti che abbiamo voluto mettere, che sono in via di estinzione o che comunque hanno, diciamo, un determinato rischio ambientale. Sì. E invece le fotografie sono principalmente materiale ritrovato, perché siamo appassionati di mercatini dell'usato. Ah, che bello! Ogni sabato e domenica. Bellissimo. Anch'io sono un grande appassionato del riciclo, cioè riutilizzare le cose per dare vita alle cose. Esatto. Che bello! Infatti anche nel video di Love Me Anyway. Ma allora possiamo diventare amici. Possiamo diventare amici. Io giro proprio questi mercatini, sì, che trovi, sai, quei memorabilia o comunque quegli oggetti che... Esatto. Anche vinili, macchine fotografiche, super 8. Mi state colpendo al cuore in questo momento, quindi vi ascolterò ancora con più attenzione. Parliamo del disco invece, perché la canzone è Love Me Anyway, esatto, che vedremo fra poco. Di che parla? Chi l'ha scritta intanto? Allora, Serena? Scritta principalmente Fred, una canzone, diciamo, un po' autobiografica. Diciamo che racchiude un po' una nostalgia, il fatto di essere piccoli, di pensare di avere tanto tempo davanti, di essere sempre giovani, di avere sempre le persone con te, e poi a un certo punto cresci e ti accorgi che il tempo non è infinito. La linea d'ombra, devi passare la linea d'ombra. Sì, credo che a crescere, abbiamo anche viaggiare, ci ha fatto accorgere molto di, in verità, quanto siano importanti le persone più vicine. Uno viaggia e vede, conosce tantissime persone per il mondo, diverse culture, persone fantastiche. Dove siete stati? Il punto più distante? Sì. Dove siamo stati l'anno scorso in Canada per dei festival, e in Texas. Bello. Per dei showcase molto importanti, e abbiamo anche colto un po' l'occasione per fare un po' un'esperienza di vita, vivere un po' come vive la gente lì del posto. E... Come vive la gente fuori? Perché noi siamo abituati qua in Italia, il nostro orticello, ma fuori com'è? Com'è la vita fuori? Ma ogni città ha le sue... delle sue caratteristiche. Diciamo che l'America è stata bella perché abbiamo visto sia in America che in Canada un lato che non viene sempre dimostrato in televisione, cioè, e nel cinema e nel Hollywood, quindi vedi purtroppo il problema di tante persone senza tetto, il problema del fatto di non avere sanità. Insomma, vedi un lato della medaglia che non viene mostrata qui. La nostra sanità è invidiata, è un po', certo, un po' dappertutto, anche dagli inglesi. Anche dagli inglesi. La sanità in Inghilterra non è così attenta come la nostra, nonostante accadano, ecco, anche ci sono tanti lati, situazioni difficili dell'Italia, però un lato positivo. Beh, ecco, almeno diciamo le cose che sono, se funzionano, perché non sostenerle, ci mancherebbe. Sai, Serena, che tu già parli
un pochino inglese tu a forza di stare con Fred. Cioè, sì, è vero. Stiamo facendo uno scambio culturale. Cioè, io. Tu andrai a io parlare insegno in il bergamasco, inglese. Lui mi insegna l'inglese. Fred, tu sai parlare bergamasco? No, bergamasco, parla. Adesso a capire, mi sta aiutando. Avevo fatto un po' di tedesco a scuola, quindi adesso gli umlaut, no? Gutturale, un po' gutturale. Bene, abbiamo dato curiosità per sentire questi ragazzi, perché sono bravi, voi lo sapete che qua a Radio Alta si passa solo musica grande, quindi essere in programmazione non è così facile, almeno quantomeno cerchiamo di sostenere questo. Sì. E allora sentiamo il disco, lo vediamo anche. Chi ha fatto il video? Il video l'ho realizzato io, ho montato questi, diciamo, Super 8 che appunto abbiamo trovato nei che mercatini. E ci sono delle scene. E le hai rimesse in moto? Hai rimesso in moto il Super 8? Li abbiamo trovati già riversati sui DVD, quindi quello è stato più facile, diciamo. E poi appena li abbiamo visti abbiamo capito che erano perfetti per la musica, catturavano proprio quella nostalgia di quegli anni. Quanto mi piacete, ringraziare i genitori. Sì, no? Quanto mi piacciono i ragazzi, i giovani, quando parlano con entusiasmo delle cose che fanno, perché tu lo stavi raccontando con gli occhi proprio accesi. Mi piace questa cosa. Tu sei innamorato di Serena? Certo, per queste cose, insomma, ma non solo per queste raccolti. Cose, per tutto. Che bello, va essere San Valentino. Sentiamo Love Me Anyway dall'album intitolato Theater of Darkness. Loro sono i Sonars. Nothing to show, all time low. I never really took your advice, don't think twice. Empathy is hard to describe, false expectations aside. If no one's wrong, no one is right. Thank you.
sognante, sognante la vostra musica. Io voglio fare un applauso intanto per aver avuto l'idea di recuperare questi video, questo Super 8, questo video 8, non lo so, degli anni 50-60, credo. Sì. Tra l'altro mi diceva Serena che sono video delle nostre zone, perché abbiamo visto le montagne, sì. Aprica. Sì, c'è una scuola che è in via Locatelli, c'è zone in Città Alta, c'è l'Aprica. Allora, lanciate questo concorso, cioè se vi riconoscete con il video della canzone Love Me Anyway dei Sonars, vi riconoscete, vi mettete in contatto con loro e vi invitano al loro concerto. Assolutamente sì, è un disco in regalo. Riconoscetevi nel video, che è veramente molto carino, poi con la vostra musica elettropop anni 80, vi rifate sì, un po' quel periodo molto degli anni 80. Ci piacciono particolarmente i Smiths, anche per i testi. Smith, Simple Minds, Dire Straits. Ragazzi, sì, qua. Però anche voi siete molto bravi, perché vi ho visto live nei video da YouTube, quindi siete molto forti. E poi sono curioso di sentire il disco nella sua completezza, sì. Perché la canzone mi ha convinto, Love Me Anyway, che bisogna ascoltare un po' di sì, volte. Ecco, anche leggere forse il testo. Cosa racconti? Chi ha scritto il testo? Il testo l'ha scritto Fred. Sì, cosa hai scritto con la mia anyway? È un auto, diciamo, commento, una ricerca, diciamo, un po' del crescendo. Uno inizia, diciamo, a fare delle domande su se stessi, e anche un po' un ringraziamento soprattutto ai genitori che ci hanno sempre sostenuti. Quindi ci sono diversi commenti in cui li ringraziamo. Bello, avete pazienza. Un buon rapporto con i vostri genitori? Molto, moltissimo. Quindi con papà, si chiama papà? Michael Paisley. Michael sì. Paisley, che ha fatto le foto, sì, un sì. artista anche lui. Esatto. Mm-hmm. E poi anche mia sorella ha fatto dei disegni, poi lei ha fatto alcune fotografie, altre sono state recuperate, quindi gli lavoro artisti, di famiglia. Anche a Zandobbio. Sì, anche loro. Anche la tua famiglia? Tanto. Sì? Sì, loro ci hanno sempre sostenuti, ci danno il posto in cui suonare, fare le prove, così. Bello, quindi. Si può vivere di musica, ragazzi? Riuscite a vivere di musica? Cioè, va onde. Il nostro sogno. Io sono convinto, se stiamo tentando di raggiungerlo. Bisogna credere quello che si fa. Poi leggo tanto entusiasmo. Ecco, sì. Sai che l'entusiasmo è l'unica arma contro l'invidia, no? Bisogna giusto. Sempre utilizzarlo. Ragazzi, è stata una cosa così veloce, fugace, ma approfondiamo meglio anche in un'altra trasmissione. Anche in Keep on Rocking potreste essere ospiti nella trasmissione del pomeriggio, dove facciamo musica, suoniamo il vinile, voi chiamate ecco anche sì. I dischi. Qual è il disco, l'ultimo disco in vinile che avete comprato? Ho trovato uno di Satchmo Plays King Oliver. Satchmo? Quindi proprio quelli della Audio Fidelity degli Mamma anni mia. 60. E poi alcuni pagato tanto sono, oppure? No, un euro, sono, due sì, euro? Due tu invece, euro. Serena? Io... Qual è l'ultimo disco che abbiamo comprato? Che avete sentito, che avete messo sul giradischi? Live di Chet Atkins. Un live di musica Nashville. Ragazzi, sai che si commemora Woodstock? L'abbiamo parlato stamattina con Fabio Santini. Ah. 50 anni da Woodstock. Pensate un po', con i Rolling Stones, che invece non andarono a Woodstock, che sono stati invitati e non vanno ancora. I Rolling Stones che stanno suonando ancora, quindi avete del tempo voi, mamma mia, quanti anni. Allora, il disco è intitolato Theater of Darkness. Poi lo ascolto, poi io nei prossimi giorni dico com'è il disco, se mi piace o non mi piace, perché non posso dire se è bello o brutto. Se mi piace o non mi piace. Esce domani. Sarà bellissimo. Esce domani, lo trovano dove? Dove lo trovano? Lo troverai online, si può ordinare dal sito dell'etichetta IRI. Infatti, noi siamo già sulla vostra pagina, quindi lì potete trovare tutto quello che serve per averlo. Sarete su Spotify anche? Assolutamente, su tutte le piattaforme digitali. Perfetto, può ascoltare e soprattutto sostenere questi ragazzi, cioè Fred Paisden con Serena Oldrati da Zandobbio. Grazie i Sonars, grazie ragazzi. Salutiamo anche il papà Michael per sì, questi. Salutiamo anche mia mamma. Come si chiama la mamma? Marilena. Marilena e papà? E la nonna Maria che ci sta nonna seguendo. Maria, nonna, lasciula Maria. E invece il papà Michael, mamma? Michael e Federica. Federica, bene, abbiamo salutato tutti. E mia sorella Deborah. Che ha ciao Deborah, ciao, e viva i Sonars! Colazione con Radio.
Radio Alta.